ascolteremo adesso Pop a Edicola Fiore. Renzo Piano. Renzo Piano. Renzo al piano. Pop, devi fare una canzone Pop, una canzone di natura Pop, una canzone che racconti Pop. Spiccatore e chiabilità, utilizzo prepotente dell'America. Devi fare il semplice, devi essere semplice, devi fare una canzone Pop. Ma che cazzo è sto Pop? Nessuno ha una canzone Pop, metto ci vedo una canzone Pop, la seconda una canzone Pop, 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 Pop. Poi tutti i nomi e tutti i laghi, sei appartenuto a me, la mia anima, le tue stelle, le tre parole, sole, cuore, amore. Ho cercato te per andare su, su, su nel cielo, giù, giù, giù nel mare. Parlami d'amore, questa noce tramonta il sole, sarai la forza mia, bella stronza Pop. Devi fare una canzone Pop, una canzone di natura Pop, una canzone che racconti Pop. Spiccato orecchiabilità, utilizzo prepotente della metrica. Devi fare il semplice, devi essere semplice, devi fare una canzone Pop. Ma che cazzo è sto Pop? Nessuno fa una canzone Pop, ma non c'è mica una canzone Pop. Devi fare una canzone Pop, oppure andiamo tutti quanti in chiesa e cantiamo Osannae, Osannae, Osanna al nostro Signore. Oppure Poporo, Popopo, Poporo, Popopo, Poporo, Popopo. Pop! Attenzione, bene, il finale lo fa Bruno Vespa. Lì, là, là, là. Abbiamo Renzo Rubino, è il primo ospite che andrà a Sanremo. Ce l'abbiamo prima di Sanremo noi, mica dopo. Se uscirà indenne da quello che è successo qui, perché quindi non è più sicuro della sua partecipazione. No, non è vero. Però sai che vero. Mi piace di te? La tua serenità, perché molto probabilmente sarà eliminato. Perché? Allora, l'ho presa con più. Allora, perché hai fatto più di 4 battute. No, però sei sereno. Non erano, no. La regola è 4 battute, cioè 4 battute si possono fare. Sì, ma hai fatto l'introduzione però, che durava già 4 battute. Ma l'intro non lo contiamo. L'intro. No, l'intro non lo contiamo. Vabbè. Allora, Renzo Rubino nasce a Martina Franca. Esattamente nel 1983, immagini. No, no, però... 88. Allora, nell'88, pensa, nell'88 io arrivavo a Milano, cioè con la valigia, dice, questa cos'è? Milano. E lui nasce, si sentiva il primo vagito rubiniano. Lo sai che quella canzone che ha cantato prima? È di Califano. Quella di Giochiarello? Sì. Ce la vuoi rifare un pezzetto, visto che all'edicola l'abbiamo fatta, anzi faccela proprio bene. Giochiarello, che fine ha fatto Giochiarello? Fa la mamma. Cioè, la conosci? Ecco, guardate, dice fa la mamma. La nonna ormai, perché la figlia credo abbia partorito. Ah sì, quindi Giochiarello, la figlia che ha... No, in realtà Giochiarello è stata prodotta dal maestro Califano. Adesso non sappiamo in che termini, come, quando. Sì, no, qui ci abbiamo testimone lei. Perché? Prodotta. È stata prodotta. Dici perché? Sai chi è lei? È la figlia dei Vianella. Edoardo, allora Vilma, mi tiro indietro immediatamente. E Vilma Goic. È il mio padrino. Però. Chi? Franco Califano era padrino di Susanna, non lo sapeva questa cosa, quindi tutto torna. Califano produsse Giochiarello, Renzo Rubino, Giochiarello, il pezzo è? Che brutto affare. Che brutto affare! Vai! Giochiarello. Che brutto affare, ti amavo di un amore nucleare. Ed ascoltavo senza contestare le palle che sapevi raccontare. Io ti consideravo un superman, ma non sei neanche un me, scemo, non sei nemmeno la metà di un me, no no. Da spennare, piuttosto il pollo l'ho pelato io, ci sono caduto un po', scemo, ma adesso il gioco lo comando io, no no, no no no, no 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 no.
no, 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 Renzo Rubino artista vero, possiamo dire, già vedo la via, Renzo Rubino. Sai la via? Renzo, la via è la via, la Martina Franca, Renzo Rubino artista vero. Quindi tu sei dell'88, quindi quanti anni tieni? 25. 25 anni, ragazzi, no, 25 anni. Tra l'altro, lo sai, io prima ero un po' imbarazzato, no? Perché io ho scritto un pezzo su Bruno Vespa, diciamo. Ma perché non me lo dicevi? Ma perché non me l'hai detto? E ero seduto lì e accendo la TV, c'era Bruno Vespa con il plastico della Concordia. Ah. E quindi vedevo sto plastico, ecco, e ho detto, vuoi non fare una canzone su, su plastico? Vespa, su allora, cioè, ma l'hai pubblicata? Sì, si chiama Zoom. Zoom? Sì. Signori, Zoom, nel senso di, no Zoom, Zoom, baccalà, ma Zoom, zoomare, zoomare. Con sì, l'obiettivo, sì. Tipo guarda, zoom su di me. Ah, tu zoomi con le braccia? Ma ah, non fisso, c'hai. È fisso. Abbiamo lo zoom fisso. Allora. E allora se non zoomi tu, zoomerà Renzo Rubino! Vai. Che tempo c'ha? Tempo perso. Ok. Siamo sempre qui, aperti quando non ti aspetti. Realizziamo viaggi eccezionali che partono dal cuore, il mare non va più, la neve è finta anche in montagna. Ci siamo dovuti dunque organizzare con viaggi post-catastrofi, se porta a porta non ti basta e tu stai cercando il 4D, indossa solo la macchinetta. Il morte assicurato pure rimborsato. Zoom zoom zoom. Zoom 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 zoom. Zoom zoom zoom. Scatta una foto, c'è un papa imbalsamato. Zoom zoom zoom. Zoom 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 zoom. Zoom zoom zoom. Un'altra foto e lo sconto è assicurato. Fine perché e spegni e riaccendi la vecchia rotta, diciamo. Vabbè, va benissimo, va bella, mi piaceva. Zoom 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 zoom, dovevamo fare davanti a Vespa questa. Allora Renzo, Renzo Rubino, Renzo Rubino, fammi fare l'intervista seria, no seria, a me la, a me, cosa, per me la cura, dimmi. Allora, io ho iniziato come te, suonando nei nightclub. No, io non suonavo, magari. Magari avessi suonato qualcosa. Nei nightclub. Nei nightclub. Ti racconto questa cosetta qui che è divertente. Praticamente le signorine ci trattavano come dei jukebox perché erano loro a decidere le scalette, no? E quindi adesso vi faccio la scaletta di una signorina che si chiama, si chiamava, no, si chiamerà Anka. Anka. La scaletta di Anka qui prevedeva tre momenti fondamentali. Il primo era il momento, la discesa, insomma, dalla scalinata. Ho perso il palo, se qualcuno vuole. Prego, prego. Perso il palo. Perso il palo. Guarda, prima canzone, discesa. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora. Non lasciarmi libero disperso. Questo viaggio per l'universo, ti prego. Poi cambiava canzone, cambiava, doveva togliere il recipetto . E quindi la canzone cambiava così. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso. Ma il momento fondamentale ovviamente era la mutandina, quindi c'era un momento mutandina e già vedevi i signori con le mani, tutti che piangevano. Ma il mio mistero è qui. Il nessuno saprà quale è il suo.
dire, Renzo sta facendo uno spettacolo per noi. Avremmo dovuto pagare il biglietto oggi, eh? Avremmo dovuto pagare un euro, va bene. Senti, una domanda che si fa, se io non sono bravo a intervistare, quindi ogni tanto prendo le domande che gli altri fanno agli altri. Com'è? Una domanda che costantemente si fa a un cantante, a un cantautore, è la seguente: qual è la canzone non tua che avresti voluto scrivere e che non hai scritto e che invece ha scritto quell'altro? La domanda è fissa, no? Che poi quando la fanno è come dire, guarda che cazzo domanda che sto a fare, e invece ormai è diventata, tutti la fanno, quindi qual è la canzone che avresti voluto scrivere, che tutti dicono, guarda, o la donna cannone di De Gregori, o la donna cannone, no, non è la donna cannone, è Cara di Lucio Dalla. Siamo vicini, insomma. E siamo là, c'è il senso. E allora a questo punto poi il cantante che cosa fa? Canta la canzone! Esatto! La fa! Anche perché quando si fa Dalla è sempre un piacere. Prego! Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi altri, ma per i miei che sono certo non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento, e devo stare attento a non cadere nel vino, a finir dentro ai tuoi occhi se mi vieni più vicino. La notte ha il suo profumo, puoi cascarci dentro, che non ti vede nessuno, ma per quello come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro. Bellissimo con Andrea Libro. Allora, tipo, che ne so, Cito, che nota è questa? A. È un re. Orecchio assoluto. No. Cioè, che ne so, fai ta 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 col violino. Ta ta ta. Capito? Vabbè, dai, non è che sono. Che nota è questa? No, questa non c'è. Questa. Però no, però no, no, guarda, se questa... Oppure che nota è questa? No, devo... Ma scusa, facciamogli fare un pezzo, diciamo, un virtuosismo al violino. Ma no, dai. Sì, no, dai. Attenzione, attenzione. E dico la fiore, ti mette il buon umore.
e dico la fiore, e dico la fiore, e dico la fiore, e ti mette il buon umore, fiore, e dico la fiore, e dico la fiore, e ti mette il buon umore. E dico la fiore, e dico la fiore, e dico la fiore, e ti mette il buon umore, e dico la fiore, e dico la fiore, e dico la fiore, e ti mette il buon umore. Sono da Simona Molinari stasera! Oh no! Sì, sì, lo sa. Sei ospite. Ospite da... Alla forte saluti nostri a Simona Molinari, che è veramente... Sembra uno di sai complimenti, però ti giuro, mi è successo. L'altro giorno stavo sentendo Radio 2, lei era ospite a... da Barbarossa, a Social Club. Ho acceso la radio nel momento in cui stava cantando. Ma io non l'ho riconosciuta. E stava svisando con la voce e dicevo, e chi è? Allora, Mina non può essere. Chi è che faceva robe tipo... Mi sono fermato, ho aspettato... Hai chiamato Luca? No, ho aspettato la fine per io spero che dicano chi è. Chi è? Era Simona Molinari, sono rimasto veramente scioccato. Complimenti a quando abbiamo tempo, dille, fino al 17-18 febbraio. Vieni qua, Simona, glielo dico stasera. Che organizziamo una data, sta a Roma. Grazie, Renzo Rubino. Grazie. Grande artista, Renzo Rubino a Martina Fragli. Già vedo la via. Hanno già fatto. Scusa, la piazza, il maestro Cito, grazie. E poi la discografica che li segue. Vabbè, oh, speriamo che quella roba lì della, no, delle quattro... No, sono tranquilli. Sei tranquillo, sì. Tu, io no. No, ma ciao, speriamo bene. Grazie, ciao. Grazie.